Ciao e benvenuto. Oggi in questo filmato voglio parlarti del gruppo di frenata o gruppo di preasciugatura. Cos'è questo gruppo? È un gruppo di animali, di bovine da latte chiaramente, dove si modificano le condizioni di allevamento e di alimentazione al fine di far calare la produzione di latte negli ultimi giorni prima dell'asciugatura, in modo tale da poter agevolare il passaggio dalla fase di allattazione alla fase di asciuga. Sappiamo infatti che il rischio di contrarre infezione mammaria è altissimo nei primi giorni post asciugatura e per ridurre questo rischio dobbiamo abbassare la produzione sotto i 10-15 litri. Il problema è che nella vacca da latte moderna spesso e volentieri si arriva con produzioni di latte alla messa in asciutta di 25-30 litri di latte al giorno e quindi interrompere drasticamente la lattazione a 30 litri di latte al giorno potrebbe comportare dei problemi agli animali. Per questo motivo, nelle stalle moderne si stanno istituendo questi gruppi di asciugatura, gruppi dove le bovine vengono selezionate una decina di giorni prima della data prevista di asciutta, ma anche 5-6 giorni prima, e gli viene cambiata la razione. Esatto, perché la razione passa da una razione di lattazione, che adesso ti farò vedere, ha una razione d'asciutta che è molto più povera. Questo è uno dei primi elementi, cioè passare da un'alimentazione con molti concentrati, come questa che contiene farine di mais, di soia, di girasole e tanti altri concentrati, a una razione estremamente buona in termini di qualità, che è quella razione d'asciutta, ma che contiene molti meno concentrati. Chiaramente il rumine, che è un grosso fermentatore, fermenterà meno, darà meno nutrienti a disposizione della bovina, dell'intestino, dell'apparato digerente, della bovina stessa, e quindi la bovina, pur mangiando in abbondanza come stanno facendo queste bovine, calerà naturalmente la produzione. Logicamente lei preferirebbe mangiare questo tipo di alimento, ma non gli è consentito. Non gli è consentito perché è confinata in uno spazio ben definito. Quindi le bovine che entrano in questo box di pre-asciugatura si alimentano normalmente, si abbeverano normalmente, come vedremo successivamente, e riempiono il rumine con un alimento di qualità, ma povero di energia e di proteine. Andiamo a vedere ora quelli che sono gli ambienti di allevamento. In questa azienda si è deciso di ricavare all'interno degli ambienti stessi di allevamento già presenti un ambiente confinato in cuccetta. In cuccetta perché? Perché la cuccetta consente comunque una maggiore pulizia dell'area stessa e quindi preserva la mammella da contaminazioni batteriche che potrebbero essere estremamente dannose prima dell'asciugatura stessa dell'animale. Come potete vedere, c'è un abbeveratoio a disposizione di questo gruppo di una dozzina di bovine. Questa settimana sono circa una dozzina, potrebbe capitare la settimana in cui sono 5, 6, 7. L'importante è che questi animali siano stati tutti sottoposti al controllo di diagnosi di gravidanza. Vedete infatti che sopra la coda sono colorate di verde. In questo caso, in questa azienda, la bovina colorata di verde significa che è una bovina gravida. Come vedete, lo stato di pulizia degli animali è un buono stato di pulizia e questo consente di avere un minor rischio di mastiti alla messa in asciutta, ma chiaramente tutte le operazioni di asciugatura dovranno poi essere fatte con estrema cautela. L'altro aspetto che mi preme farvi vedere è come ci sia una separazione in un'area a cuccette piuttosto ampia. Vedete come ci sono una ventina di cuccette a disposizione degli animali e questo consente alla bovina che va in asciutta di scegliere la cuccetta più idonea per lei. Le cuccette devono essere pulite e asciutte proprio per far sì che le mammelle rimangano pulite e asciutte nei giorni immediatamente prima dell'asciugatura. Chiaramente una volta che si ridurrà la curva di produzione lattea, e ora vi farò vedere dal software aziendale quello che avviene. Diamo quindi un'occhiata al software aziendale. Vedete la curva di latte in blu, che è stata alta
40-30 kg per tutta la lattazione, siamo in fondo alla lattazione a 30 kg e improvvisamente si fa calare il latte. Rendo conto che devo rimettervi l'immagine, vedete come la curva blu da appena sotto i 30 kg in circa 4-5 giorni, col cambio di alimentazione e cambio di gruppo, passa sotto i 15 kg. Ora andiamo a vedere un'altra curva di un'altra bovina. In questo caso la bovina faceva intorno ai 25 kg, piuttosto stabili per alcuni giorni, e nell'arco di 3 giorni, con il gruppo di frenata, scende sotto i 10 kg. Ancora un altro caso di una gradualità maggiore di riduzione della produzione. Vedete che sono serviti circa 5 giorni per passare da sopra i 30 kg a sotto. Non sempre tutto questo si verifica con costanza. Vedete come questa bovina ha resistito in prima fase, la produzione non è calata e poi è scesa drasticamente al di sotto del limite produttivo desiderato. Una volta instauratosi il calo produttivo desiderato sotto ad esempio i 15 kg, cosa possiamo fare? Seguiamo l'ultima parte del filmato. Possiamo procedere all'ultima mungitura e alla somministrazione o dei tubi di antibiotici più il sigillante oppure del semplice sigillante. Chiaramente alcune di queste bovine, che hanno la mammella sana, avranno una asciutta cosiddetta selettiva, mentre alcune bovine che hanno una mammella potenzialmente non più sana e dovranno essere curate durante il periodo di asciutta, potranno ricevere dell'antibiotico. Dopo l'ultima mungitura, le bovine potrebbero anche sostare all'interno di questo box per ridurre lo stress per qualche giorno e poi verranno spostate con le altre bovine nel gruppo di asciutta. Spero che questo video ti sia stato utile. Chiaramente il box di frenata, il box di asciugatura è più tipico di stalle di medie e grandi dimensioni, però se hai l'esigenza di abbassare la produzione di una vacca prima della messa in asciutta, questo può essere un ottimo esempio come all'interno dei normali ricoveri aziendali si possa creare un box ad hoc. Se ti è piaciuto questo video, metti un like, iscriviti al canale e ti invito a osservare tutti gli altri video presenti sul canale di YouTube che stai vedendo. Grazie e ci vediamo nel prossimo video.